Tutto pronto? Preparatevi a vivere 90 minuti di grande calcio. Bentornati sulle frequenze di EA Sports da parte di Pierluigi Pardo. Saluto Stefano Nava, con cui condividerò questa telecronaca. Riflettori accesi sulla UEFA Champions League per questa sfida della fase a gironi. Sfida che è garanzia di gol e spettacolo. Si apre la rincorsa allo scettro di regina d'Europa. Primo match della fase a gironi da non sbagliare per non dover essere costretti a inseguire da subito. A giudicare da quello che vedo, direi che hanno scelto il più classico dei 4-4-2 per il match di oggi. Modulo sicuramente tra i più utilizzati in assoluto, ma che si presta a parecchia interpretazione. Sono curioso di vedere cosa ha in serbo dunque l'allenatore. I Dragoes, come sono soprannominati i giocatori del Porto, si presentano anche quest'anno i nastri di partenza della stagione, intenzionati a dar battaglia fino all'ultimo per il titolo. Le principali avversarie sono, come al solito, le due squadre di Lisbona, Sporting e Benfica, ma chissà che non possa esserci qualche outsider a rendere ancora più interessante la lotta per il titolo. Questa è la formazione del Porto, la vediamo in grafica. 4-5-1, piuttosto prudente, che ne dici Stefano? Un modulo sempre più utilizzato, vuoi per la sua versatilità e per la possibilità di cambiare facilmente. Possono passare in corsa a un 4-3-3 per esempio. Squadre che debuttano ufficialmente nella fase a gironi di questa UEFA Champions League. Bonucci. De Ligt. Tocco per Ramsey, pallone per De Ligt. Chiesa. Match fondamentale per entrambe. Steccare la prima partita rischierebbe di mettere addosso ulteriore pressione. Siamo solo alla prima giornata, è vero? Eh sì, ma ogni punto lasciato per strada potrebbe rivelarsi decisivo in ottica qualificazione alla Champions. Non perdona, no. Morata. Buona posizione, interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Che altro aggiungere su CR7 che non sia già stato detto? Un campione immenso, punto. È un giocatore immarcabile. Gran dribbling, pronti via, ed è già arrivato il primo gol del match. Grande partenza. Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria. Un approccio che sembra aver funzionato. Replay che ci permette di rivedere il bel filtrante dal quale è scaturito di fatto il gol. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Delusione qui sul volto del tecnico dopo il gol subito. Prova a incitare comunque i propri giocatori. Non è ancora finita. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Gol della squadra di casa con il numero 25, Adrien Rabiot. Marega. Il proprietario della moto targata TF76. Buona l'intuizione qui. Nulla di pericoloso. Al posto di polizia dello stadio. Grazie. Protegge il pallone con il corpo. Riescono a recuperare il possesso. Chiesa, palla dentro per Cristiano, parata super del portiere che vale come un gol. Un intervento di puro istinto su questa conclusione da pochi passi. La classe in mezzo a cercare la testa di un compagno. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Chiesa.
avanza palla al piede. Occhio a CR7 sul palo lontano, la spazza via. Quadrado, Morata, fanno girare benissimo il pallone. Intervento ruvido questo. Difende bene il pallone. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Rabiot. Grande chiusura difensiva. Viene pressato. Puntuale qui il difensore nel recupero. Marega. Palla per Jesus Corona. La mette in mezzo con questo pallone. Palla che rimane ancora lì, pericolo. CR7. Ramsey. Ci è mancato poco qui Stefano, l'aveva indirizzata bene, l'ha soltanto angolata un po' troppo. Il portiere non ci sarebbe mai arrivato. Gioca profonda verso l'attaccante. È scattato troppo presto e dunque offside. Peccato, perché poteva andare in porta. Gioco fermo. Arbitro che ha interrotto sul più bello una potenziale azione da gol. Poteva involarsi verso la porta qui. Alessandro. Serve Cristiano Ronaldo. Palla recuperata dagli avversari. È stato bravo a bloccare questa azione. Hanno recuperato bene grazie al lavoro di pressione. Jesus Corona. Può crossare da lì. A caccia del gol del pari. Applausi per il portiere, che parata! Mette in mezzo, non si fida, spazza via di pugno. Posizione ideale, entra in modo perfetto. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45. Primo tempo incoraggiante, il suo giocato su livelli interessanti. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Si riparte, gara valevole per la prima giornata di Champions. Ha capito in anticipo la traiettoria. Quadrado. Chiesa. Sale la difesa, scatta la trappola, è fuori gioco. Chiesa. C'è spazio per il cross. C'è il rilancio lungo. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Palla in out, sarà fallo laterale. Si preparano al cambio. Con il numero 25, Ottavio. In campo con il numero 76, Felipe Anderson.
Marega con questa palla e punta la porta. Szczęsny dice di no. Occhio al tiro dalla bandierina, ci mette i pugni e allontana. E su scorona. Palla vagante adesso. Morata. Palla che spiove. Legge bene una situazione pericolosa. Occhio al tocco in mezzo. La devia sopra la traversa. Hanno un'altra chance da calcio d'angolo. Palla in area di rigore. Grande riflesso del portiere, che dice di no. Passaggio irraggiungibile, palla che finisce oltre la linea dell'out. Atteggiamento abbastanza passivo adesso. Rabiot. Potrebbe crossare. Capisce tutto il difensore, ottimo intervento. Occhio al contropiede. Ottimo il lavoro difensivo su questo contropiede. Rabiot. Attenzione a CR7. Gran pallone di Cristiano. Si porta da più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Hanno verticalizzato alla perfezione in occasione del gol, tagliando in due la difesa con questo lancio filtrante. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. L'ennesima dimostrazione di una giornata storta. Anche l'allenatore sembra essersi ormai rassegnato alla sconfitta. Mandano in campo forze fresche. Un cambio che ci può stare a questo punto della gara. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Gol della squadra di casa con il numero 9. C'è un cambio nelle file della formazione di casa. Bernardeschi apre profondo per il compagno. Con il numero 22. CR7 ha provato la botta, pallone che è uscito non di molto sopra la traversa. Aveva lasciato partire un missile, mamma mia, a momenti finiva alle spalle del portiere. Partita che non si è messa bene per loro, vedremo se l'ingresso in campo di un altro attaccante basterà a riequilibrare il risultato. E serviva una scossa e questo cambio potrebbe essere proprio quello di cui avevano bisogno. Felipe Anderson. Pepe. Ha spazio per andare. Nessun problema per la difesa che recupera. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Felipe Anderson.
Occhio all'occasione per riaprire il match. Palla spazzata via, poteva essere una buona occasione. C'è stanchezza nelle gambe della squadra, ma ora non c'è tempo per riposare. Devono vincere questo match, devono farlo per il proprio pubblico. Lo stadio è una bolgia, c'è un tifo infernale, potrebbe essere il momento della svolta. Rodrigo Bentancur. Bonucci. Appoggio su Quadrado. Arthur. Ferma tutto il difensore, bravissimo qui. Sergio Oliveira. Marega. Ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro, splendida parata in tuffo. L'allenatore non è soddisfatto qui per l'errore di poco fa. Potevano riaprire la partita. Palla messa in mezzo, ci pensa lui a spazzare via. Palla fra i piedi incollata, risalta tutti. C'è spazio davanti a sé. Szczęsny, ma attenzione, palla ancora viva. Marega, tiro respinto. Arthur. Bernardeschi. Morata. Cristiano. L'arbitro mette fine all'incontro, si apre con una vittoria la loro avventura in Champions. Hanno rotto il ghiaccio nel migliore dei modi, eh sì. Sono una delle squadre favorite per il passaggio alla fase successiva della UEFA Champions League e oggi l'hanno dimostrato.